non è la prima volta che un turco viene a Venezia, ed erano tutti personaggi importanti come il professor Ortali Bey, o forse dovrei dire Ortali Celebi, come eccellenza, e siamo molto felici di averlo qui perché, come ha detto giustamente, Venezia e Istanbul sono state la New York e la San Francisco non solo del Medioevo ma anche del Rinascimento, soprattutto del Rinascimento. Quello che è stato il Secolo Magnifico da noi è stato il Secolo Magnifico anche da loro, e questo è particolarmente interessante. Vorrei anche ricordare che dei 300 anni di rapporti tra la Turchia ottomana, l'Impero ottomano e Venezia, ci sono stati solo 86 anni di guerra. E il resto è stata pace, scambi commerciali, eccetera. Quindi vuol dire che ci capivamo meglio di quello che si potesse pensare. Buongiorno, siamo tutti felici e proprio contenti che il Museo Helge in Turchia e Fondazione Cultura in Venezia e Consule onorario della Turchia in Venezia, signor Filippo Olivetti, e nostro Consule Generale in Milano, Mehmet Özdem, e sono di qui per noi. E per questo abbiamo questo seminario su molto interessante portretta del Medioevo, Marco Polo. E Marco Polo in Turchia, in Costantinopoli, e ha un figlio di Venezia. Allora Venezia e Costantinopoli sono due punti della storia mediterranea, molto importanti. Per questo sono tutti felici e abbiamo esperienza per futuro a venire, che facciamo e ripetiamo questi seminari un po', due, tre, terza parte, e molto grazie ai nostri amici italiani.